volta di noi genitori vuole che si permetta che i ragazzi vengano trasferiti, perché non sono merce, non è un negozio che sta chiudendo, chiuso per gestione, per fallimentare, e no, e trasferiamo la merce, non è merce, per cui questo non deve succedere. E poi i nostri ragazzi non sono malati, sono disabili, dovrebbero capire che sono due cose completamente diverse, non hanno bisogno di cure mediche, hanno bisogno di assistenza, quella sì, hanno bisogno di vacanze, hanno bisogno di tutto quello di cui hanno bisogno tutte le persone che si chiamano normali, no? Perché loro sono persone normali che hanno avuto la sfortuna, tipo Barbara, che oggi è il suo 46esimo compleanno, e che io ogni volta, il 2 maggio, mi ricordo che per colpa di un ospedale, posso pure dirti quale, il San Camillo, me l'hanno rovinata per incuria, perché c'erano 3 giorni di festa e non c'era nessuno, e quando l'hanno preso ormai era asfittica e non hanno potuto che applicare il forcipe, capito? E io c'ho una rabbia dentro, e Barbara qui al CEM è riuscita a camminare un pochino, a muoversi, a fare qualcosa, e dopo 42 anni che sta qui, che siamo riusciti a fargli fare qualcosa, la prendono e sbattono fuori. Ma allora perché non ci fanno fuori a noi e a loro? Questo mese scorso di aprile ci è arrivata la comunicazione scritta che entro il mese di maggio siamo in chiusura. Prima era un rischio, adesso è una certezza, ce l'hanno messo nero su bianco. Noi il 15 di maggio chiudiamo i nostri ambulatori, l'ambulatorio dei nostri bambini chiude. I nostri bambini dove andranno? Dove andranno? Cosa faremo con i nostri bambini? I nostri bambini sono piccoli, hanno delle disabilità, devono essere seguiti, hanno dei programmi terapeutici lunghi. Devono essere curati, non si può lasciare così un bambino da solo, abbandonato. Dove andremo? Cosa faremo? La riabilitazione in questo ambulatorio si svolge nell'ambito di un progetto riabilitativo individualizzato che è concordato con l'ASL di riferimento. Per ogni bambino la riabilitazione è importante, sono dei punti di riferimento durante la giornata, durante la settimana. E l'interruzione sicuramente non è una cosa buona. Alcuni bambini sono a rischio psicopatologico nei casi più gravi. Nei casi meno gravi comunque si interrompe uno sviluppo favorevole, un ambiente favorevole per lo sviluppo del bambino. Chiudo perché manca l'accreditamento da parte della Regione Lazio e precisamente la Croce Rossa Italiana, con il comunicato del 24 di aprile, ci comunica la chiusura, non è più in grado di portare avanti il servizio, rimettendoci in mano all'ASL. ASL che al momento non ci ha fornito un'alternativa, e noi ci troviamo così, con i bambini che si ritroveranno senza terapia, senza ambulatori, in maniera molto drastica e radicale. E ti dico una cosa, in questo frangente, in questi mesi, la Croce Rossa è fallita, non esiste più. Esiste Croce Rossa ente. Vengono pari i decreti attuativi. Dal primo. Quindi non è proprio così. Insomma. Allora qui non tiriamo fuori i soldi, i costi, perché sappiamo che la PA è ferma, tutte queste storie, eccetera. Non riusciamo a racimolare, 1,6 milioni quello che è, perché adesso glielo diamo noi con il mio compagno, quindi partono dalla prefettura, partono da questi costi qua. Ci abbiamo tutti bene lise col comune che si sono inventati questa cosa, che se guadagni più una molecola dobbiamo pure pagare di tasca, e paghiamo pure di tasca, però a questo punto da qui non si esce. Se vogliono 40 bare bianche, glielo dici così, e vogliono 40 bare bianche più una nera che sarei io, ci contassero. Guarda, ti giuro, sono arrivato all'estremo. Peggio di quello che ha sparato i carabinieri. Noi abbiamo chiesto che ci sia comunicato ufficialmente qualcosa di più pertinente, perché non è stata mandata a noi una comunicazione ufficiale vera e propria, ma ai genitori, alle famiglie. Le famiglie sono state avvertite che il 15 l'ambulatorio chiude, e quindi che si dessero da fare per trovare un'altra sistemazione.
cosa che per noi è impensabile, perché bambini sono bambini particolari, sono bambini con una situazione molto, in alcuni casi, difficile da seguire, hanno stabilito dei contatti con il personale che li segue dopo mesi, se non anni, per cui è importante per loro continuare ad avere questi punti di riferimento e continuare a fare il lavoro che stiamo facendo. Ragazzi, ripariamo tutti i nostri figli piccoli, disabili, dalla mala politica, tutti con gli ombrelli aperti, ragazzi, ripariamo tutti questi bambini. Loro non ci sentono e apriamo gli ombrelli. Non ci sono più parole, non ci sono più parole da spendere. Qui ci vogliono i fatti. Noi siamo i genitori di questi bambini piccoli, disabili, che vengono lasciati da soli. E questo è il nostro sistema per difenderci contro la politica. La politica non ci ascolta più, ci lascia tutti da soli. Qui con le buone maniere non ci ascolta, non ci ascolta in nessun modo. Non sappiamo più veramente, non sappiamo più come spiegarglielo, farglielo capire, più che altro farglielo capire, ma se c'è un pochino di cuore vengono qua a vederli questi nostri ragazzi, a vedere tutto. Adesso si sta piano piano deteriorando tutto, non si fanno più l'attività. Ma prima pagavamo noi genitori, andavano a cavallo, andavano in piscina, facevano tante attività, sono 3 anni che non vanno più in vacanza, basta. È normale poi, è normale ormai, è diventata una pratica, c'erano i soldi. Qui dove ci troviamo? Qui ci troviamo al primo piano, che c'è la casa, quella chiamata casa famiglia, perché ogni reparto ha un nome. Considera che oggi Barbara compie 46 anni, aveva 4 anni quando è venuta qua. È la sua casa, qui ha cominciato a muoversi, a camminare, lei cerebrolessa da farci, per cui non faceva niente, era un vegetale, solo qui è riuscita ad avere tutto e continua, perché stamattina ha avuto ancora la fisioterapia, perché un pochino si muove col deambulatore, ma quando sta a casa 2 giorni, che io la porto spesso a casa, finché ce la farà, lei non si muove più perché ha bisogno di questa terapia, ma tutte le cure. Per cui qui ha trovato tutto, insieme agli altri ragazzi gravissimi che vivono qua e che sono tenuti. Io la Croce Rossa devo dire grazie, perché se non ci fosse stato il CEM, Barbara e io non ci saremmo più stati, come tanti altri ragazzi. Qui ci sono realtà talmente gravi che se però non gliele diciamo noi a questi politici, non li capiranno mai. Per loro cambiarli da qui, o spostarli, portarli a Forlanini, come ci arrivata la lettera dalla regione, non la lettera, un comunicato dalla regione, che dice ma c'è un padiglione dei Forlanini, non hanno capito niente, non hanno capito che loro non possono agire con le carte, con le devono agire col cuore se ce l'hanno. E siccome dicono tutti che vogliono aiutarci, allora se ci vogliono aiutare non devono permettere che venga fatta questa cosa. Si ritiene all'altezza del ministero che le hanno affidato?